Benvenuti al tutorial Europa Universalis 4 Common Sense per quanto riguarda la diplomazia. Se ragazzi siete digiuni di Europa Universalis 4, vi consiglio prima di guardare il tutorial base in cui capirete quali sono le meccaniche del gioco, ma per tutti coloro che vogliono migliorare la propria strategia dal punto di vista diplomatico, in questo video vi parlerò di tutto ciò che regola la diplomazia e di come dovete muovervi se volete sfruttarla nel modo più efficace. Per farlo, ho lanciato una partita nel 1718 con la Spagna. Utilizzeremo la Spagna quindi per iniziare a parlare di tutto ciò che è il mondo della diplomazia. Come già trattato nel tutorial base, la diplomazia si può vedere attraverso la seconda scheda con il tasto 2 del vostro pannello di controllo del regno. I punti diplomatici sono quelli che regolano la possibilità di sbloccare idee o tecnologie diplomatiche e in questo episodio andiamo a parlare nel dettaglio di quelli che sono i fattori che vanno a influenzare la diplomazia. Innanzitutto iniziamo dicendo che Europa Universalis 4 utilizza un sistema binario di diplomazia, ossia i rapporti diplomatici tra gli stati sono basati su due diversi livelli. Il livello dell'opinione che il nostro stato ha nei confronti dello stato B e l'opinione dello stato B nei confronti dello stato A, in questo caso il nostro. Se noi clicchiamo sulla Francia, possiamo vedere che la Francia ha un'attitudine. L'attitudine altro non è che la traduzione in termini di un numero che è il numero, appunto, che potete vedere, l'opinione che la Spagna ha di noi. E questa opinione si forma sulla base di diversi fattori che adesso andiamo ad analizzare. Come potete vedere, avere la stessa religione, la stessa dinastia ci migliora i rapporti e questo è un fattore abbastanza importante da tenere in considerazione anche quando noi cerchiamo con la nostra dinastia di espandere la nostra influenza attraverso matrimoni reali e successivamente vassallaggi. Ne parliamo molto presto. Il fatto di essere rivali ovviamente mina i rapporti in maniera incredibile, abbiamo un meno 75. Mi sono dimenticato di dire che il cap per il massimo di livello di relazioni è 200, mentre il minimo è meno 200. Di conseguenza, il fatto di essere stati in guerra a lungo, in questo caso, ci mina di 180 punti l'opinione che la Francia di noi. Tuttavia, non scendiamo sotto i 200, perché c'è questo limite. Avere un casus belli, avere delle relazioni ostili, essere grandi potenze e avere dei core o dei claim tra province, questo danneggia sempre le relazioni. Ciò che lo migliora invece è tutto il resto, essere stati in guerra insieme, avere la stessa religione, avere gli stessi alleati, essere nemici degli stessi nemici, tutto questo è tradotto, voi potete lasciare il puntatore sul numero della relazione e vedrete molto presto che cosa lo influenza. Quindi, quando volete migliorare le relazioni con uno Stato, prima di tutto vi occorrerà analizzare quali sono i fattori che ne determinano l'opinione. Lo stesso discorso vale, come dicevo specularmente, ovviamente nel nostro caso noi non abbiamo un'attitudine perché siamo un giocatore umano, quindi noi potremmo decidere di punti bianchi di attaccare il nostro migliore amico, però in ogni caso il fatto che ci sia un'opinione si fa sentire, in questo caso anche noi abbiamo meno 200 con la Francia, ma se noi andiamo a cliccare sul Portogallo, notate che abbiamo un'attitudine amichevole. Amichevole perché siamo amici storici, abbiamo la stessa religione, siamo stati in guerra ma per poco e abbiamo degli indicatori che miglioreranno le nostre relazioni nel tempo. Questo è importante da vedere perché alcune relazioni molto negative vanno nel tempo a calmarsi, però dovete guardare questo più o meno valore mensile o annuale. Enemy of enemy migliora di uno mensilmente. Was at war migliora di uno annualmente. D'altra parte, una guerra molto dura è difficile da rimarginare nel giro di pochi decenni. Le relazioni rimangono incrinate a lungo. Abbiamo parlato ora delle relazioni con gli altri paesi, ma adesso diamo un'occhiata
alla mappa diplomatica interna e ne parliamo in modo un po' più approfondito. Innanzitutto, che cos'è questo Diplomatic Relation? Abbiamo un 6 come valore massimo e ne stiamo utilizzando soltanto uno. Sono le relazioni diplomatiche, molto banalmente, che noi possiamo ottenere fino a non avere nessuno svantaggio. Se superiamo questo valore, ad ogni mese avremo un meno 1 tra i punti diplomatici per ogni relazione che andiamo a mantenere nel tempo. Vi faccio un esempio: se ora noi ci alleassimo con altri 5 paesi, queste alleanze genererebbero una diplomatic relation. Che cosa va ad influenzare le diplomatic relation? Alleanze, vassallaggi. Tranne che nel caso del Sacro Romano Impero, quando si vassallizza tutto il Sacro Romano Impero come imperatore, ma questo è un caso particolare, i diritti di accesso, il transfer trade power, avere delle garanzie su altri paesi, tutto ciò che è diplomatic relation lo potete comunque vedere e considerare. Se ad esempio noi adesso sulla Svizzera facciamo una scelta, di influenza, una garanzia, andiamo a vedere che le nostre diplomatic relation sono cresciute di 2. Se noi arriviamo a 7 diplomatic relation ad ogni mese avremo meno 1 punti diplomatici, se saliamo a 8 sarà meno 2 e così via. Occorre fare molta attenzione. I protettorati non valgono come relation, quindi la Spagna in questo caso ha ben 5 colonie che sono indipendenti, a Isla Juana, alla Nuova Spagna, alla Nuova Granada, il Perù, eccetera, eccetera, ma questi non vengono considerati come diplomatic relation. Quindi state tranquilli se siete ultra espansivi con le colonie, generare colonie indipendenti non va a minare questo fattore. Ora passiamo a un secondo fattore molto importante, probabilmente il più importante di tutto l'apparato diplomatico, anche se spesso viene considerato come come dire, un fattore che sta lì, non si sa bene che cosa combini, però meglio averlo positivo che negativo, ma chi se ne frega. No, sto parlando della reputazione diplomatica. È una delle cose più importanti in assoluto perché avere un'alta reputazione diplomatica funziona da moltiplicatore e migliora le possibilità di ottenere tutto ciò che volete con la diplomazia. Aumenta la possibilità che voi riusciate a chiamare in guerra degli alleati, aumenta la possibilità di ereditare delle personal union per un 5% per ogni punto di diplomatic reputation, quindi vuol dire che noi a questo punto se avessimo una personal union avremmo una probabilità del 20% più alta di ereditarla alla morte del sovrano, e questo non è poco, fidatevi. Migliora nel tempo le relazioni e garantisce una maggiore velocità di annessione dei vassalli. Quindi avere una diplomatic reputation molto alta sicuramente aiuta. Avere una diplomatic reputation molto bassa, al contrario, vi impedisce di annettere i vassalli, soprattutto se siete sotto lo zero, e mina i vostri tentativi di ottenere delle operazioni diplomatiche. Magari voi vorreste un matrimonio reale con un paese che in questo momento sta attraversando un problema di disputed succession, ossia la successione al trono è disputata perché non c'è un erede, come potrebbe essere la Svezia in questo caso. Andiamo a vedere in diplomazia. Ulrica Eleonora von Wittelsbach non ha un erede. Quindi questa è una situazione abbastanza interessante. Se noi volessimo un matrimonio reale, notate che non possiamo, abbiamo veramente una scarsa probabilità di essere accettati. Tuttavia, notate che questa scarsa probabilità è data dalla distanza, in primo luogo, il fatto che tra Spagna e Svezia ci siano dei rapporti neutrali e poi l'opinione della Svezia. Però notate che il solo fatto di avere una diplomatic reputation a 4 aumenta di ben 20 punti le nostre probabilità di avere un matrimonio reale. Spanish diplomatic reputation più 19. 19 perché al momento la nostra reputazione diplomatica è leggermente scalfita dall'overextension, lo vedete qui. Adesso ne parliamo. Quindi, obiettivo principale per tutti coloro che vogliono essere degli overpower con la diplomazia è avere alto questo valore. Che cosa alza questo valore e che cosa lo abbassa? Allora, intanto partiamo dicendo che avere la legittimità al massimo
ci dà un punto base di 1. Questo è molto importante. Dopodiché, generalmente all'inizio, il modo migliore per raddoppiare la Diplomatic Reputation è avere un advisor. Dovete assumere gli advisor che hanno questo valore. È scritto, è molto facile da trovare, Diplomatic Reputation più 1. In questo caso è un advisor di secondo livello, ma ce ne sono di tutti i livelli, quindi non è assolutamente importante essere una superpotenza o una micropotenza. Questo potrebbe essere uno dei primi passaggi importanti, soprattutto se state considerando di annettere un vassallo. Mi raccomando, cercate di ottenere uno di questi advisor. Se siete sfortunati e non avete nessuno di questi advisor al momento, però la situazione economica è positiva, non fatevi scrupoli, licenziate gli advisor che avete con il tasto della porta, che è stato introdotto con Common Sense, e incrociate le dita sperando che la prossima tornata, fra un mese, vi porti appunto il CV di un advisor che migliora la diplomatic reputation. Nel nostro caso abbiamo anche un diplomatic influence più 2. Ebbene sì, allora la diplomatic reputation si può migliorare attraverso delle idee. E per chi ama la diplomazia, le idee di influenza, le idee di diplomazia sono dei must have. Le trovate sotto l'albero diplomatic ideas. Ora non le trovate perché le ho già sbloccate. Influence Ideas, oltre a migliorare tantissimi altri parametri che ora non vediamo, ha questo vantaggio. L'idea numero 6, Diplomatic Influence, aumenta di 2 per sempre in modo fisso la Diplomatic Reputation. Questo, ragazzi, è veramente fantastico, fantastico. Le idee diplomatiche sono molto buone a loro volta, perché vanno a dare diplomatici, Diplomatic Relation più 1, Improve Relation e Experience Diplomats. Anche in questo caso la Diplomatic Reputation sale di più 2. Quindi se voi nella stessa partita sbloccate e completate sia le idee di influenza sia le idee diplomatiche, avete 4 punti di Diplomatic Reputation in più, che si traducono con un più 20 fisso di probabilità di successo in ogni azione diplomatica e una velocità migliorata per quanto riguarda l'annessione dei vassalli e delle personal union. Torniamo in Spagna. Qui c'è un altro punto. Improve relation. Ah, ho dimenticato di dire una cosa, chiedo scusa. Overextension va a minare questo valore. Quando siete in overextension, ricordatevi sempre di fare i core, perché l'overextension, oltre che a minare la diplomatic reputation, va ad aumentare il rischio di rivolte e abbassa la vostra efficienza economica in tanti modi, andando a minare il commercio, aumentando il costo dei mercenari. Quindi sempre fare dei core in modo da avere il punteggio di Diplomatic Reputation più alto possibile. Improve Relation, quest'altro che cos'è? È quando abbiamo dei rapporti negativi con i nostri vicini di casa, nel tempo questi si vanno un pochino a migliorare. Avere un improved relation alto va nel tempo a sistemare i rapporti con i nostri vicini di casa. Ovviamente ora non lo possiamo vedere direttamente, ma vi basta sapere che avere un alto valore in improved relation velocizzerà il lavoro dei vostri diplomatici. Punto. Mandando un diplomatico a migliorare le relazioni con una nazione, nel caso del Portogallo, noi possiamo vedere da subito che l'opinione viene aumentata di 3,57 al mese. La base è un 3, però abbiamo pace più 10%, numero di matrimoni reali più 1, prestigio più 0,8. Questo 11,8% è l'improved relation. 11,8, quindi la matematica torna. Non serve nessun'altra spiegazione per questo indicatore. È utile certamente perché migliorare le relazioni sarà una cosa che i vostri diplomatici faranno per molto tempo. Quindi, in linea teorica, avere un diplomatico che migliora le relazioni al doppio della velocità, significa avere due diplomatici, più o meno, in termini, meramente numerici. Di conseguenza, anche questo è sicuramente qualcosa che dobbiamo tenere in considerazione. Che cosa lo va a migliorare? Anche in questo caso, le idee della. Eccole qua. Le idee della diplomazia aumentano del 25%. Ci sono ovviamente anche molte idee nazionali che vanno ad influire su questo
su questo fattore. La Spagna non ha idee nazionali di questo tipo, però poco importa perché comunque sulle idee nazionali non si può cambiare nulla, quindi se volete giocare con una nazione che sia magari molto militarista, come può essere la Prussia, però volete anche tenere alto la vostra possibilità di gestire la diplomazia, allora potete compensare con le idee diplomatiche le vostre idee nazionali. L'Austria, tra tutte le nazioni in gioco, è quella che ha le idee nazionali migliori dal punto di vista diplomatico. Questa è la mia opinione personale. Detto questo, amici, come possiamo vedere, abbiamo questo schermo che ci permette di ordinare per opinione le varie nazioni presenti in gioco. Questo ci può essere utile nel momento in cui cerchiamo di... siamo molto in difficoltà con un avversario, come potrebbe essere la Francia al momento, e vogliamo capire chi potrebbe esserci d'aiuto. Sicuramente la Gran Bretagna non è un'ottima idea, visto che anche la Gran Bretagna ci odia, però io da qui riesco a vedere che l'Austria ha una buonissima base per migliorare le relazioni. Perché con noi è ostile? Perché probabilmente sì, vuole alcune province, vuole le Baleari, e quindi avendo un claim sulle Baleari non ha un'opinione positiva. Dovremmo cercare di migliorare le relazioni ed eventualmente anche cercare di cambiare questa attitudine verso di noi, altrimenti qualsiasi tipo di azione diplomatica sarà vanificata. Come potete vedere, un matrimonio reale sarebbe possibile, ma il fatto che l'Austria sia ostile nei nostri confronti vanifica tutto, meno mille. Praticamente rende impossibile qualsiasi dialogo. Come si fa a sistemare questa situazione? Occorre un po' di fortuna. Prima di tutto si migliorano le relazioni il più in fretta possibile. Quando l'Austria decide che la nostra forza militare e le nostre relazioni sono troppo alte e il gioco non vale la candela, probabilmente lasceranno che il corso sulle Baleari sparisca, svanisca e la loro opinione potrebbe cambiare. Lavorare di diplomazia è un lavoro di pazienza, quindi queste cose non succedono dall'oggi al domani, serve un po' di strategia di fondo, ricordiamocelo sempre. Questa è l'ultima delle opzioni che possiamo vedere nella casella della diplomazia: creare dei soggetti. Soggetti che cosa sono? Subjects, in italiano suona meglio come vassalli o come nazioni, come si potrebbero chiamare? Protettorati, colonie. Poniamo che abbiamo dei problemi giganteschi in Catalogna, perché la popolazione continua a ribellarsi. Abbiamo sbagliato completamente nella gestione del nazionalismo, nella gestione delle ribellioni. Non abbiamo nessuna idea che ci aiuti a gestire ribelli. Siamo in guerra con altre nazioni e come ultima chance non ci resta che liberare questo stato come nostro vassallo, sperando che non si ribelli più e sperando di poter poi integrare in un secondo luogo. Clicchiamo su Catalogna e facciamo send. Cliccando su questo flag, noi smettiamo di giocare con la Spagna ed iniziamo a giocare con la Catalogna. Quindi facciamo molta attenzione perché potrebbe essere una nuova partita molto interessante, come potrebbe essere un grosso errore. Guardate un po'. Abbiamo appena creato la nostra nazione vassalla. Innanzitutto, come potete vedere, i nostri valori diplomatici sono saliti e poi abbiamo un nuovo vassallo, la Catalogna. E adesso possiamo parlare di quelle che sono le interazioni con i vassalli. Dalla cartina Subjects, lo shortcut è la virgola, possiamo interagire con diverse opzioni con le nostre colonie e con i nostri vassalli. Iniziamo parlando delle interazioni che abbiamo con i vassalli, la Catalogna. Placare i governatori locali cambia il liberty desire della nostra nazione abbassandolo, ma costa dei punti prestigio. Il liberty desire però è qualcosa di molto interessante, perché se il liberty desire supera il 50% non è possibile integrare la nazione vassalla e c'è una probabilità che questa nel tempo si rivolti per una guerra d'indipendenza. Inoltre c'è la probabilità, la possibilità che una nazione rivale supporti l'indipendenza del nostro vassallo con altro liberty desire e intervenga nella guerra di liberazione, dichiarandoci guerra quando la Catalogna, in questo caso, si dichiara indipendente. Noi abbiamo un caso, che è la Nuova Spagna, in cui per diversi motivi
il Liberty di Sara è molto alto. Diversi motivi sono: la Spagna è più forte della Nuova Spagna, ma non di tanto, solo del 33% in più. L'opinione della Spagna è negativa, le tariffe sono molto alte e l'efficienza amministrativa è un pochino scarsa. Dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo fare qualcosa, altrimenti la Nuova Spagna nel tempo potrebbe ribellarsi. Interazioni. Andiamo nella Nuova Spagna. Eccola. Oltre a poter customize, cambiare il nome, la bandiera, eccetera, se noi clicchiamo placate local rulers, abbiamo perso ben 20 punti di prestigio. Però che cosa è successo in Nuova Spagna? Che abbiamo, tra virgolette, corrotto i governatori locali, garantendo favori, e ora Liberty Desire è sceso. Andiamo avanti. Abbiamo la possibilità di chiedere ai nostri vassalli di embargare anche i nostri nemici. Poniamo questa situazione: la Spagna embarga la Francia, però la Francia continua a commerciare in questa zona, Genova, e può sfruttare anche, anzi, va bene, ho fatto un esempio sbagliato perché Genova non è nel nostro, non abbiamo molta influenza, però poniamo il caso che la Catalogna continui a commerciare con la Francia e questo in un qualche modo migliora la quantità di denaro che la Francia riesce a guadagnare. Se noi clicchiamo su embargo rivali, anche la Catalogna e tutte le nostre nazioni, tutti i nostri protettorati embargheranno la Francia. Per usare un esempio più calzante, molto probabilmente per la Francia sarà completamente impossibile commerciare in Messico. Perché? Perché il Messico è completamente sotto nostro controllo. Quindi, qualora volessero commerciare per sfruttare la Louisiana francese, farebbero molta fatica. Andiamo avanti. Possiamo piazzare un parente sul trono, e questa è una brutta, brutta cosa. Però, se il soggetto è in reggenza e non c'è nessun sovrano, mettere il nostro erede sul trono del sottoposto ci dà la certezza 100% che la nostra famiglia regnerà su questo trono. Però aumentiamo Liberty Desire di 10%. Possiamo fare l'Enforced Religion, che è molto importante quando stiamo giocando con delle nazioni che hanno la necessità di convertire. Parlo soprattutto del Sacro Romano Impero. Questo aumenta Liberty Desire del 50%, ma forza una nazione, ad esempio protestante, a diventare cattolica. O viceversa, dipende dalla religione della nostra nazione principale. Enable Scutage. Forza i tuoi vassalli a pagare un 50% in più del loro income come un balzello. Tuttavia, non saranno più chiamati ad entrare in guerra. Praticamente, trasformando la Catalogna in uno scutage, che non so come si possa tradurre, comunque, questo paese non entrerà, non sarà più militarmente attivo, ma diventerà il nostro piccolo tesoretto. È esattamente il contrario del March. Quando noi creiamo un march, che però possiamo creare da qui, nelle vassal action, qui, influence actions, designate march significa che questo vassallo sarà molto, molto più inefficiente nel generare soldi, ma avrà una maggiore manodopera e ci procurerà manpower tutti i mesi. Attenzione, perché fare un designate march vi impedisce di annettere il vassallo. E questa è una cosa che dovete tenere in seria considerazione quando andate a designare una marca, che poi in traduzione italiana è marca. Quindi create un marchese, fondamentalmente. Andiamo nel dettaglio di tutte queste opzioni molto presto in questo video. Prima però terminiamo il tema dei subjects. Vediamo un attimo, abbiamo dimenticato di parlare. Ok, inizia una guerra coloniale, fai in modo che la tua nazione inizi una guerra contro un'altra nazione coloniale o nativa. Attenzione perché serve un caso Spelli. Ad esempio, andiamo a prendere la Nuova Spagna, ok? Che confina con i Comanci. La Nuova Spagna, Comanci Colonial Request. In questo caso il nostro re di Spagna sta chiedendo al governatore della Nuova Spagna di conquistare i territori dei Comanci.
cliccando su OK, è scoppiata una guerra coloniale. Andiamo a vedere in che situazione ci troviamo noi. Non abbiamo nessuna... dove siamo, però questa è la Catalogna. Non abbiamo nessuna guerra in corso. Perché? Perché la guerra è una guerra coloniale, sta avvenendo nelle Americhe e rimane lì. Questo è interessante perché se i Comanci fossero, ad esempio, alleati con il Portogallo, la guerra coloniale non sfocerebbe in una guerra tra Spagna e Portogallo, ma sfocerebbe semplicemente in una guerra che si gioca tra queste due nazioni, Spagna e Comanci. I Comanci non erano alleati con nessuno, pare. Però in questo caso è una guerra uno verso uno. Possiamo chiedere di cambiare il governatore. Questo semplicemente serve nel caso in cui il governatore abbia magari delle caratteristiche sbagliate, aumenta però Liberty Desire. E poi possiamo alzare o abbassare le tariffe. E questo è qualcosa di molto interessante. Aumentare le tariffe costa 50 punti amministrativi, però genera Liberty Desire. Che cosa vuol dire alzare le tariffe? Significa che se ad ogni turno Isla Juana ci garantisce 13,11 ducati e hanno delle tariffe al 47%, è un Liberty Desire tutto sommato basso. Io potrei dire, signori, visto che vi piace così tanto pagarci, aumentiamo le tariffe. C'è la crisi. Allora, vedete che Isla Juana adesso è costretta a pagare 14 ducati e 98, quasi 15 ducati. Tuttavia, il Liberty Desire inizia a crescere. È cresciuto di un po'. Se noi volessimo abbassare le tariffe perché abbiamo detto no, abbiamo fatto una sciocchezza e attenzione, dobbiamo spendere ben 100 punti amministrativi. Quindi fate attenzione nel giocare con le tariffe perché giocate un po' con il fuoco. Spesso le colonie si arrabbiano, quindi occorre usare il bilancino per cercare di capire quanto spremere e quanto lasciare ai locali. Ovviamente, se avete, come in questo caso Isla Juana, un 34% di Liberty Desire, è un ottimo valore, non dovete essere a zero. L'importante è rimanere sotto il 50, anche perché poi si può sempre gestire. Per migliorare Liberty Desire, un'altra soluzione è migliorare le relazioni. Perché il fatto che Isla Juana abbia una relazione di un'opinione di 70 rispetto a noi, ci aiuta. Cioè, aiuta anche il Liberty Desire. Come potete vedere, avere più 70 abbassa di 7%, del 7% la Liberty Desire. Quindi avere un'opinione al massimo di 200 abbassa del 20% Liberty Desire, il che significa che potete alzare le tariffe almeno altre 4 volte. Non male, non male. Esistono poi anche degli eventi che vanno ad alzare o abbassare le tariffe, però questi non li vediamo in questo tutorial perché avvengono nel corso della partita e se voi avete capito che cosa sono le tariffe e come funzionano, non ha assolutamente senso parlarne adesso. Ora iniziamo, entriamo nella seconda parte di questo tutorial e parliamo delle operazioni diplomatiche. Iniziamo dicendo una cosa, le operazioni diplomatiche si basano sui diplomatici. I diplomatici sono sempre due di base in ogni partita, possono aumentare in casi particolari o con le idee o con alcune policy oppure con le cariche. Ad esempio essere imperatore del Sacro Romano Impero vi dà modo di attuare il Reichsregiment che migliora di uno i diplomatici dell'imperatore oppure essere controllore papale vi dà il bonus di avere un diplomatico in più. Mi raccomando sempre il puntatore su l'aspetto che non state capendo bene per vedere esattamente quali sono numericamente i vantaggi e gli svantaggi. Una volta che avete i vostri diplomatici, in questo caso due, però sempre parlando di idee, le idee diplomatiche garantiscono un diplomatico gratis subito all'inizio, quindi diventerebbero tre, potete cliccare su chiedo scusa, la diplomazia, per avere a disposizione 7 menu a tendina, più un'opzione diretta che è dichiara guerra. Parliamo chiaro. Iniziamo da dichiarare guerra. Per dichiarare guerra è necessario avere un diplomatico libero, come in tutte le altre azioni necessarie. Che cosa serve per dichiarare guerra? Serve un casus belli. Vi faccio un esempio. Allora, abbiamo Melia e Ceuta.
in Marocco, ma io penso che sia il caso di dichiarare guerra al Marocco. Non posso farlo perché? Perché se avete notato, il mio primo diplomatico ha proclamato garanzia a Berna e sarà disponibile solo fra 8 giorni, mentre il secondo diplomatico sta migliorando i rapporti con il Portogallo, quindi non ci resta che togliere il tasto pausa e aspettare 8 giorni. Ci siamo quasi. Possiamo mettere il tasto pausa. Ora abbiamo un diplomatico free disponibile. Andiamo a Tangeri. Clicchiamo su diplomazia, dichiara guerra. È assolutamente importante dichiarare guerra quando si ha un casus belli e non si è in tregua. Dichiarare guerra senza casus belli determina meno 2 immediato punti di stabilità. Non fatelo mai. Dichiarare guerra quando si è in tregua genera un meno 5 punti di stabilità e questo non va fatto mai. Bisogna sempre aspettare che passi almeno un mese dalla fine della tregua. Quindi se avete delle tregue e lo potete vedere da qui, abbiamo una tregua con l'Austria fino a marzo 1719, significa che potremo dichiarare guerra all'Austria a partire da aprile 1719. In questo caso il Marocco non ha assolutamente alcuna tregua con noi, quindi possiamo dichiarare guerra e abbiamo addirittura due casus belli. I casus belli crescono nel tempo. Essendo il 1718 abbiamo sempre il casus belli imperialismo, abbiamo anche il casus belli guerra santa, perché sono infedeli e abbiamo determinate idee, le idee religiose, che ci garantiscono questo casus belli. All'inizio delle partite, spesso, per avere un casus belli è necessario procurarselo. E come si fa? Si va nelle covert action e si fa fabricate claim. È una delle prime azioni diplomatiche che si imparano quando si vuole fare una guerra. Si sceglie la zona che si vuole strappare, in questo caso Tangeri, e si fa ok. Adesso togliamo il tasto pausa e vedete cosa sta succedendo. Al di là dei messaggi che arrivano, perché questa è una partita che ho appena lanciato, lentamente il casus belli sta per essere generato. Finché non è al 100%, non ha assolutamente senso dichiarare guerra perché il claim non è ancora avvenuto. Che cosa determina il claim? Il claim determina due cose. Primo, un casus belli. Secondo, uno sconto del 10% nel creare un core. Accidenti, lanciare una partita genera tantissimi messaggi, però noi pian piano li andiamo a cliccare tutti. Guardate cosa sta succedendo migliorando le relazioni con il Portogallo. Ci chiedono un'alleanza e noi accettiamo. Accettiamo perché, guardate un po', adesso ci chiedono un matrimonio reale e adesso ci chiedono le 13 colonie ci chiedono di supportare la loro indipendenza. Perché? Perché il loro liberty desire probabilmente è molto alto e vorrebbero che noi garantissimo la loro guerra contro l'Inghilterra per dichiarare gli Stati Uniti d'America. Noi possiamo rifiutare al momento. La Catalogna invece ci chiede un matrimonio reale. Adesso io smetto di migliorare le relazioni con il Portogallo. Non mi interessa portare a termine i claim contro il Marocco perché ho già due casus belli e questo era soltanto un esempio. Cliccando su dichiara guerra posso scegliere altre due cose: gli alleati nemici e gli alleati amici. A cosa servono queste due schermate? La prima, alleati nemici. Se noi flegghiamo il quadrato accanto al nome dell'alleato nemico, lo considereremo co-belligerante. Questo cosa significa? Questo significa che l'impero ottomano diventerà un bersaglio diretto della nostra guerra. Quindi non solo dichiareremo guerra al Marocco, ma dichiareremo guerra a Marocco e ottomani. E facendo questo, gli ottomani avranno il diritto, anzi, accadrà proprio automaticamente, non è un diritto, ho detto una parola sbagliata, di chiamare i loro alleati in guerra. Quindi, dichiarando guerra con gli ottomani co-belligeranti, entreremo in guerra con il Marocco, con gli ottomani, con Najd, con Tripoli e con Funj, che non so dove si trovino, ma saranno da queste parti. Quindi fate molta attenzione quando dichiarate guerra ai co-belligeranti. Tuttavia, non mettere il flag co-belligerante potrebbe essere un limite, perché magari voi,
oltre che a conquistare Tangeri, state pensando di fare una capatina per conquistare Creta. Ecco, conquistare una provincia di un paese in guerra non co-belligerante ha un costo in termini di punti diplomatici e di punti vittoria elevatissimo, quindi è altamente inefficiente. Non dichiarate mai guerra per strappare territori a dei non co-belligeranti. È assolutamente inutile, quindi è molto meglio avere un casus belli e dichiarare guerra stando sempre attenti. In questo caso l'obiettivo è Tangeri, quindi gli ottomani non devono essere co-belligeranti, loro entreranno in guerra contro di noi, ma i loro alleati rimarranno fuori. Perché entreranno in guerra? Anche qui si apre una bella parentesi, perché i punti diplomatici positivi superano quelli negativi tra Marocco, noi e gli ottomani. Perché? Innanzitutto è una guerra difensiva, quindi il Marocco guadagna 30 punti. Poi gli ottomani ci odiano, quindi colgono questa occasione per dichiararci guerra, più 40. Poi c'è la fiducia tra Marocco e ottomani, e poi ci sono la diplomatic reputation del Marocco che è più 4. Probabilmente hanno una diplomatic reputation di 1, i marocchini, e questo si traduce, non so se posso vederla, credo di no. E questo si traduce in 4 punti. Nel nostro caso, una diplomatic reputation di 4 si tradurrebbe in 16 punti a parti invertite. Invece, parliamo dei nostri alleati. Cliccando su All, si scelgono tutti gli alleati. In questo caso, abbiamo solo il Portogallo. Se non clicchiamo sul Portogallo, essendo una guerra offensiva, il Portogallo non entrerà in guerra contro il Marocco. Se clicchiamo su Portugal, in Portogallo, chiederemo al Portogallo di entrare in guerra contro il Marocco e contro gli ottomani. Quindi si creeranno due coalizioni. Fate molta attenzione. Anche in questo caso il Portogallo accetterà perché c'è la fiducia e perché c'è la Spanish Diplomatic Reputation più 14. Avevo detto più 16 perché pensavo a 4 punti pieni, ma dimentico che sempre che ho l'overextension, quindi chiaro. Facciamo un esempio di guerra, anche se in questo caso non ho militari, quindi la guerra andrebbe sicuramente perduta, però facciamo un declare war, togliamo la pausa per alcuni giorni, per un giorno basta, e poi guardiamo che cosa è successo. Dichiarando guerra al Marocco, vedete una coalizione verde, Portogallo e Spagna e Catalogna contro tutto questo mondo rosso che è fatto del Marocco e dei propri alleati, ma gli alleati degli ottomani, Tripoli, Najd rimangono fuori. Perché la Catalogna è entrata in guerra ma non era evidenziata? Perché la Catalogna è uno stato vassallo. I vassalli entrano sempre in guerra, sia difensiva sia offensiva. Non possono scegliere. Allo stesso modo anche le nostre nazioni sottoposte, anche i nostri protettorati e le nostre nazioni commerciali, chiamiamole come vogliamo. Ora che siamo in guerra si apre un lungo capitolo di cui parleremo nel tutorial militare, come vincere le guerre, come ottenere dei punti vittoria e come chiedere delle paci. Per questo episodio semplicemente andremo avanti nel parlare di quelle che sono le possibilità di azioni diplomatiche. Ora abbiamo finito di parlare del Declare War. Azioni di alleanza. In questo menu possiamo chiedere di dissolvere alleanze, di formare coalizioni e di supportare l'indipendenza. Abbiamo già parlato della creazione e dissoluzione di alleanze, abbiamo già parlato del supporto di indipendenza, vi ricordate le 13 colonie che ci hanno chiesto il supporto? In questo caso, se noi andiamo sulle 13 colonie, vedete che non accettano più l'indipendenza perché la loro opinione è drammaticamente peggiorata. Non so perché, non accettano neanche un'alleanza. Forma una coalizione contro. Allora, questo è interessante. Quando un avversario ha un bad boy molto alto, e il bad boy è una serie di valori che si sommano nel tempo e che indicano l'aggressività e l'espansionismo di una nazione. Poniamo il caso che la Francia conquisti tutto il nord Italia, proprio lo annetta, il bad boy cresce e quindi si sblocca la possibilità di creare una coalizione contro. In questo caso lo chiama aggressive expansion. Nelle versioni precedenti di Europa Universalis, il 3, mi ricordo, si chiamava bad boy, quindi a volte utilizzo il vecchio modo di parlare. Comunque, se noi richiediamo coalizione verso la Francia,
Cosa succede? Che non appena la Francia dichiarerà guerra a qualsiasi nazione nella coalizione, tutta la coalizione attaccherà la Francia. E allo stesso modo, se una delle nazioni della coalizione dichiarerà guerra alla Francia, tutti i coalizzati entreranno in guerra. Essere leader di una coalizione è rischioso perché all'inizio non si sa quali altri paesi entreranno in guerra. Tuttavia, quando l'aggressive expansion è molto alta, potrebbe essere un vantaggio. Ad esempio, noi potremmo creare una coalizione antifrancese e scoprire che i britannici, che magari ci odiano, però odiano anche i francesi e quindi entrano nella coalizione perché può servire. Di conseguenza diventerebbe un gioco da ragazzi attaccare la Francia sapendo che l'Inghilterra sarebbe vincolata ad attaccarla. Azione di influenza. Le azioni di influenza hanno a che fare con tutto ciò che è pace, vassallizzare e proteggere paesi, diciamo così, più piccoli. La pace, ça va sans dire, vi serve, ovviamente vi serve un diplomatico, che al momento non abbiamo, ma ecco fatto. Si può fare soltanto con una nazione in guerra. Al momento non possiamo mandare un diplomatico in Marocco perché abbiamo un blocco fino al 1° maggio, visto che abbiamo dichiarato guerra e quindi questo ha generato un blocco diplomatico per un mese, come se un diplomatico fosse in cammino, per intenderci. Vediamo quando arriveremo. Eccoci qui. Diplomazia. Ho fatto un errore. Stavo cercando Sue for Peace e cliccavo su Enforce Peace. Parliamo di Enforce Peace molto presto. Sue for Peace vi apre quindi la tabella di pace. Ne parliamo però nel tutorial militare perché prima faremo la guerra e poi vi parlerò della pace. Fondamentalmente si divide in chiedere o offrire tributi, a seconda che siate vincitori o vinti, e ci sono tutte le possibilità di vittoria o sconfitta disponibili, dalla cessione di alcuni territori fino al vassallaggio, alla sconfitta, ai tributi di guerra. Enforce Peace è qualcosa di molto diverso. Poniamo che ci siano delle guerre in corso. La Francia è in guerra contro l'Olanda. Cliccando su la Francia e su Enforce Peace, vediamo se troviamo qualche nazione in guerra. Andiamo su menu, Ledger, andiamo su delle relazioni e vediamo se ci sono delle guerre in corso. La grande guerra nordica tra Svezia e Russia. Clicchiamo sulla Svezia. Enforce Peace. Enforce White Peace. Che cosa significa? Chiederemo alla Svezia di dare una pace bianca alla Russia. In questo caso non possiamo farlo perché la Svezia sta perdendo la guerra. Non possiamo farlo neanche con la Russia. Purtroppo non abbiamo casi in cui riusciamo a sfruttare questo vantaggio. In ogni caso, questa possibilità. Nel caso in cui potessimo fare un Enforce Peace, praticamente chiederemmo alla Svezia di fare un trattato di pace con la Russia, glielo imporremmo. Qualora la Svezia rifiutasse, entreremmo in guerra dal lato della Russia contro la Svezia. Si può fare un Enforce Peace soltanto quando una nazione viene attaccata, quindi non si può fare un Enforce Peace quando uno si sta difendendo. Quindi in questo caso io dovrei capire chi ha attaccato chi. Probabilmente la guerra è russa, che di russi che attaccano gli svedesi. Però, come potete vedere, non possiamo perché la Svezia non ha un'opinione abbastanza alta di noi. Serve almeno 100 e siamo a meno 64. Proviamo a fare l'altra. Ecco qui. In questo caso la Svezia accetterebbe, però la Russia non ha abbastanza punti in relazione con noi. In sostanza, che cosa impariamo? Se avessimo delle ottime relazioni con la Svezia e delle ottime relazioni con la Russia, riusciremmo a fare, tra virgolette, da paceri, minacciando di intervenire in guerra, e quindi riusciremmo a fare in modo che, in questo caso, la Svezia chiudesse le ostilità contro la Russia. Però
può essere utile, ma si usa molto poco. Offrire la vassalizzazione invece è molto chiaro. Per offrire un vassallaggio occorrono però tanti, come possiamo chiamarli, ingredienti. Innanzitutto serve un'alleanza, innanzitutto servono relazioni a più 190, il massimo 200, quindi saranno relazioni molto alte, e bisogna essere in pace. Questo non basta. Anche se avessimo relazioni molto alte con la Svezia, vedete che non accetterebbero mai. Perché? Perché c'è sempre una relazione tra il development, lo sviluppo della nazione che vuole vassallizzare e il development della vassallizzata. Questo sì, questo va a, diciamo così, limitare lo strapotere magari di grosse nazioni che potrebbero vassallizzare piccoli stati che però sono molto sviluppati. Ad esempio, il Portogallo in questo caso è molto sviluppato, anche se da un punto di vista del territorio è più piccolo della Spagna. Sarà impossibile vassallizzarlo perché lo sviluppo è molto alto. Inoltre, il Portogallo ha anche delle nazioni coloniali, quindi è a sua volta signore di colonie, e questo taglia le gambe alle probabilità di vassallaggio. Stiamo parlando di meno 1000, meno 1000, quindi come potete capire è pressoché impossibile. Forse se riuscissimo ad avere un paese più vicino. La Catalogna è forse l'unica in questo caso. Stavo guardando Genova, potrebbe diventare vassalla. Il problema è che è troppo distante. Come potete vedere, la distanza tra i bordi è meno 49. In più, Genova è una repubblica mercantile, quindi non si presterebbe a un matrimonio reale e quindi non è vassallizzabile. Questo vi fa capire che ottenere un vassallo non è così semplice. Prima serve una monarchia con cui instaurare un matrimonio, dopodiché serve migliorare le relazioni al massimo, dopodiché si può fare il vassallaggio. Se la differenza di tecnologie tra la nazione più forte e quella più debole è molto alta, non si può vassallizzare, ma si può stabilire un protettorato. Questo ad esempio può capitare magari con una nazione africana che, poniamo il caso di avere tutte le colonie sul Gambia e sulla costa d'Avorio e vogliamo vassallizzare Ashanti. Probabilmente sarà impossibile perché tecnologicamente siamo troppo avanzati. Però, come potete vedere, il protettorato non ha il meno 1000 sulla tecnologia. Ha un meno 1000 perché l'opinione di Ashanti è molto bassa, ma migliorandola con un po' di corruzione, un po' di miglioramento delle relazioni, potremmo essere in grado di creare un protettorato ad Ashanti. Ovviamente adesso siamo troppo distanti da Ashanti, quindi dovremmo creare magari delle colonie in questa zona oppure strappare agli olandesi e ai danesi queste due colonie, queste due province, però probabilmente si potrebbe creare un protettorato. Il protettorato poi entra nei subject e garantisce dei bonus commerciali, dei bonus economici, come abbiamo già visto in precedenza. Proclamare una garanzia, ne abbiamo parlato con la Svizzera, significa non è un'alleanza, perché quando siamo entrati in guerra contro il Marocco, la Svizzera non è entrata in guerra. Tuttavia, qualora qualcuno attaccasse gli svizzeri, noi siamo tenuti ad entrare in guerra per difenderli. Se ci stanchiamo, possiamo anche revocare la garanzia. Non succede niente, però le relazioni tra Svizzera e Spagna peggiorano. Facciamolo. Ora sono peggiorate. Andiamo avanti con le nostre azioni diplomatiche. Torniamo sul Marocco. Mandare un avvertimento, lo possiamo fare a nazioni con cui siamo in guerra, con cui non siamo in guerra, ad esempio andiamo in Toscana. Aspettiamo che il nostro diplomatico torni. Send warning. Abbiamo mandato un avvertimento alla Toscana. Se la Toscana entrerà in guerra da qui ai prossimi 5 anni, credo, avremo un casus belli. Quindi potremmo attaccare la Toscana. Questo è un altro modo di guadagnare un casus belli. Se sappiamo che la Toscana sicuramente andrà ad attaccare Lucca e non abbiamo il tempo di creare dei claim perché siamo troppo lontani, mandiamo un warning. Non appena dichiareranno guerra a Lucca, noi potremo entrare dicendo ti avevamo avvertito. Abbiamo il casus belli del warning. Passiamo alla terza delle varie possibilità di tipo diplomatico. Abbiamo l'improve relation e abbiamo send an insult. Improve relation l'abbiamo visto con i portoghesi, migliora nel tempo le relazioni, si arriva ad un massimo di più 100 per le nazioni indipendenti,
e un massimo di più 200 per le nazioni che sono vassalli, protettorati oppure colonie. Quindi è sempre molto utile, serve un po' di pazienza, però avere più 100 in una relazione sicuramente aiuta e aumenta di molto la probabilità di ottenere l'esito che vogliamo in un matrimonio reale, la ricerca di un'alleanza, la richiesta di un trattato di accesso militare. Mandare un insulto invece è qualcosa di diverso, anche questo genera un casus belli, perché la nazione insultata avrà un casus belli contro di noi, ma noi non l'avremo contro di lei. Mandiamo un insulto alla Baviera. Che cosa succede? Innanzitutto le relazioni peggiorano di 50 subito e si rigenerano in 10 anni, quindi facciamo attenzione perché un insulto può minare veramente la relazione tra due paesi. Però che cosa è successo? Intanto aumenta un pochino il nostro power projection nel tempo, se non sbaglio. Forse questa cosa potrebbe essere stata cambiata da una recente patch. E soprattutto se noi stiamo aspettando, non vediamo l'ora che la Baviera ci attacchi, cosa che non succederà perché è troppo lontana, gli diamo una buona scusa. Questo potrebbe essere utile, ad esempio, dopo aver creato una coalizione contro la Francia, insultare la Francia sperando che questa ci attacchi, in modo che tutta la coalizione più i nostri alleati entrino in guerra. Sarebbe un'ottima cosa. Abbiamo poi le relazioni dinastiche. Abbiamo già visto il matrimonio reale e poi abbiamo il claim throne. E qua questo merita un capitolo un po' a parte. Avere un rapporto matrimonio reale altro non se praticamente significa che qualcuno della nostra famiglia reale è sposato con qualcuno della famiglia reale dell'altro paese. Quindi non significa che il nostro re è sposato con la regina del Portogallo. Significa che qualcuno e qualcun altro sono sposati e in linea teorica potrebbero generare una discendenza. Ma questo è molto aleatorio. A inizio partita c'è sempre questo disputed succession. Francia, Svezia, Würzburg. Che cosa significa? Perché la Francia, anzi andiamo in Svezia che abbiamo ne abbiamo già parlato, abbiamo anche dei rapporti migliori. Non c'è un erede legittimo. Sposando, facendo un matrimonio reale con la Svezia, abbiamo una piccola probabilità che diventa più grande a seconda dell'influenza diplomatica, quindi torniamo sempre al punto di partenza. Questa, la diplomatic reputation è importantissima. Abbiamo la probabilità che un erede di questa famiglia reale sia della nostra famiglia reale, ad esempio un Borbone in questo caso. Che cosa succede se Ulrica accetta un matrimonio reale e poi nasce un figlio che è un Borbone? E per le leggi dinastiche è l'erede legale. Appena Ulrica Eleonora di Wittelsbach muore, questo Borbone sale al trono di Svezia, però noi non giochiamo con la Svezia, è un sovrano indipendente, semplicemente siamo imparentati. Però se siamo imparentati e abbiamo più prestigio, abbiamo più legitimacy e generalmente la legitimacy dell'erede è bassa, oppure, ancora più fortuna, la famiglia dei Borboni di Svezia rimane senza un erede, possiamo fare claim throne. Claim throne ci garantisce un casus belli che è unico in tutta la partita, in cui si può dare inizio a una guerra di successione. Se si vince una guerra di successione, si instaura un'unione personale, ossia il paese, a prescindere dalla dimensione, diventa un vassallo che nel giro di 50 anni può essere annesso. Quali sono quindi le probabilità di creare una personal union sono molto basse, ne possiamo parlare magari più approfonditamente in un tutorial ad hoc, però la cosa più importante è avere un matrimonio reale, sperare che la nostra famiglia si instauri sul trono del paese obiettivo, attendere che nel paese obiettivo si generino una di queste due caratteristiche. Prima, non ci sono eredi al trono. Seconda, ci sono eredi che hanno un basso claim. Senza eredi al trono e con eredi con un basso claim possiamo fare claim throne. Avere un casus belli, attaccare, vincere, utilizzare la tipologia di vittoria, instaurare un'unione personale. Dopo questa unione personale, il nostro sovrano, in questo caso Filippo V di Borbone, sarà sovrano sia di Spagna che di Svezia. Però giocheremo soltanto con la Spagna finché non avremo la possibilità di integrare la Svezia. Questa è la logica di fondo.
Ovviamente è una cosa molto articolata, dipende un po' anche dalla fortuna, però quando capita dà un bel vantaggio. Chiudiamo le dynastic action, parliamo delle covert action. Nelle covert action vediamo tutto ciò che è lo spionaggio. Fabricate Claim l'abbiamo già visto, è molto utile soprattutto se vogliamo dichiarare guerra a un paese perché ci permette di avere un claim. Avere un claim altro non significa, altro non è che avere un casus belli e avere uno sconto del 10% su la provincia in questione, ad esempio l'Algarve. Tutte queste altre scelte sono possibili soltanto per chi sblocca le idee dello spionaggio. Sabotare la reputazione, sow discontent, infiltrate the administration. Sono, diciamo, opzioni abbastanza, come dire, poco usate, se devo essere sincero. Sow discontent, sabotage reputation, infiltrate administration. Vanno a danneggiare il paese obiettivo, alzando la reputazione, peggiorando la reputazione del paese colpito, aumentando lo scontento nella popolazione ribelle, oppure infiltrando l'amministrazione. In questo modo si vede tutta la mappa del paese colpito. Ne possiamo parlare parlando delle idee quando tratteremo delle idee di tipo spionistico, però io soprassiedo perché non ritengo queste opzioni importanti. Quello che è importante è Support Rebel, questo lo possono fare tutti, Justify Trade Conflict, sì, lo possono fare tutti. Support Rebel è qualcosa di molto costoso che però può essere utile se sappiamo che la Francia è uscita da una lunghissima guerra, quindi hanno una War Exhaustion molto alta e vediamo ai confini che, ad esempio, l'unrest, come in questo caso, è elevatissimo. Quindi c'è un'alta probabilità che si ribellino i cittadini di un nostro nemico. Cliccando su Support Rebel, che adesso andiamo a sbloccare una volta che avremo il diplomatico, notate che abbiamo la possibilità di decidere quanti ducati al mese assegnare ai ribelli e questo aumenta di 4 la loro cattiveria. Quindi French Peasant, clicchiamo, stiamo supportando i contadini francesi. Oh, caspita, ho fatto un errore. Torniamo in Francia. Adesso cliccando l'unrest dovrebbe essere salito laddove ci sono dei contadini francesi che sono in procinto di ribellarsi. In questo caso non li vediamo perché qui l'unrest è dato dallo zelo religioso, quindi si tratta di un altro tipo di unrest. Azioni economiche. Transfer Trade Power serve per chiedere a una nazione che ha delle buone relazioni con noi, di lasciarci un po' del loro trade power per migliorare il nostro peso economico in una determinata area. È un pochino un'azione di forza, perché noi rubiamo il trade power dei nostri vicini, però funziona con gli amici e non con i nemici. Quindi se il Portogallo, ad esempio, avesse delle buone relazioni con noi, se miglioriamo ancora di più le relazioni, possiamo chiedere il trade power. Non lo possiamo fare con i nostri vassalli perché automaticamente ci danno il loro trade power, quindi non ha senso. Embargare, ne abbiamo già parlato in precedenza, significa non permettere alle potenze avversarie, una potenza avversaria, di commerciare nei nodi in cui abbiamo power, però riduce anche un po' la nostra efficienza commerciale, a meno che non siano rivali. Quindi noi abbiamo in questo momento tre rivali, che avevo segnato inizio partita, l'Inghilterra, gli Ottomani e la Francia. Possiamo, anzi, dovremmo embargare tutti e tre questi rivali, se vogliamo fare le cose per bene. Ma se ad esempio emarghiamo il Papa, abbiamo un 5% se ricordo correttamente, di inefficienza economica nel trade, nella, tra del trade, del commercio. Quindi fate attenzione, non create troppi embarghi, perché poi va a finire che ci rimettete pure voi. Mandare un regalo significa migliorare i rapporti economici one shot. Se mandiamo un regalo possiamo migliorare, ad esempio, le relazioni. Riprendiamoci i nostri diplomatici. Vogliamo migliorare le relazioni con Parma. Possiamo
Send gift, spediamo 25 ducati, anzi 50, e per 60 mesi possiamo avere 25 punti di relazione in più. Questi 25 punti di relazione poi fra 60 mesi cadranno completamente. Ma fino ad allora godremo di questo vantaggio. Come potete vedere, però, è soltanto unidirezionale, cioè l'opinione di Parma rispetto a noi è migliorata. Se facessimo questo giochino del gift con l'Austria, come potete notare, con 25 ducati non cambiamo un cavolo, dovremmo mandare magari 2000 per avere lo stesso risultato. Quindi usate con parsimonia i regali ed usateli soltanto con le nazioni piccole. Offerta di prestito. Qui entriamo un pochino nel complicato e anche un po' nell'inutile. Se una nazione che è molto amica vostra sta combattendo con un grande nemico, voi siete molto ricchi e loro molto poveri, concedetegli un prestito, magari potete aiutarli nella guerra, altrimenti è abbastanza inutile. Qui potete scegliere la durata, il tasso di interesse, i soldi che volete prestare. Spesso la nazione a cui volete concedere il prestito rifiuterà perché non vogliono pagare interessi. È una delle opzioni meno utilizzate da me. Dare sussidi invece è più utile perché può essere sfruttato da un alleato in guerra, praticamente si regalano ducati ad ogni mese. Questo sicuramente aiuta a crescere le relazioni, crescono fino a un più 15 e rimangono attive finché si danno sussidi e ad ogni mese i vostri ducati scenderanno del numero che decidete. Vendere province, vendere navi sono le ultime due scelte economiche. Vendere navi... Onestamente, anziché buttarle via, potete vendere per guadagnare qualche soldo se qualcuno ve le vuole comprare. Vendere province può essere utile se avete territori molto lontani, ad esempio nel Nord America, che vi generano overextension, ma sono troppo lontani per diventare dei core e quindi magari li volete vendere a una delle vostre nazioni coloniali a zero. Semplicemente vi liberate di una provincia, però tenendola sempre sotto il vostro controllo. Questa può essere una buona opzione, quindi non dimenticatevelo. Ultima delle varie possibilità diplomatiche è quella dell'accesso. In questa casella si possono vedere le richieste di accesso via terra oppure via acqua, oppure l'offerta via terra e via acqua. Chiedendo un accesso militare si potrà transitare nel territorio della nostra nazione oggetto, concedendola loro potranno attraversare il nostro territorio. Stessa cosa vale per le navi, basi navali. Attenzione perché gli accessi militari contano come una diplomatic relation, quindi avere tanti accessi militari potrebbe portarvi inspiegabilmente a un'erosione dei punti diplomatici. Vi rendete conto che avete 10 accessi diplomatici, quindi perdete 4 punti diplomatici, accessi militari, chiedo scusa, perdete 4 punti diplomatici al mese. Fate attenzione perché può diventare pericoloso, però generalmente ovviamente è un'opzione che risulta molto utile. Ok ragazzi, abbiamo parlato di tutte le possibilità diplomatiche, ne mancano due. Essendo controllore papale o essendo sacro romano imperatore, avete altri due menu che vi permettono di utilizzare alcune nozioni che però, di cui però vi parlerò probabilmente in futuro con dei tutorial ad hoc, soprattutto sul sacro romano impero. Io per il momento spero che questo video vi sia stato di aiuto. Se avete domande, scrivetele qui sotto, cerchiamo di commentarle insieme. Se avete apprezzato questo video, mettete un pollice in su e cercate di condividerlo sui social network e consigliatelo ai vostri amici che vogliono imparare tutto sull'arte della diplomazia in Europa Universalis 4. Io per il momento vi ringrazio e dalla Spagna borbonica vi do un saluto e un appuntamento. Alla prossima!